Bene, rieccoci qua in diretta. Abbiamo letto i giornali, abbiamo visto tante notizie, purtroppo tante notizie non belle. E siamo a questo punto con gli ospiti di questa mattinata che ringrazio. Parlo di Franco De Benedictis, di Fratelli d'Italia, consigliere del Comune di Genova, già ospite Buongiorno, buongiorno. un mese fa, e poi Luciano Cavazzon del Movimento 5 Stelle, assessore del municipio Centro-Ovest. Grazie. Buongiorno, Vi ringrazio di grazie. essere qui prima di tutto per il tempo, perché effettivamente arrivare verso le 7-7 meta sembrava quasi un'impresa, poi per fortuna il tempo si è un po' fermato. Bene, parliamo un po' di argomenti un po' generali, così inizialmente, per esempio questo mondo in guerra. Qui si sta veramente dall'Ucraina alla Palestina, tanti altri focolai nel mondo. È veramente per voi, la vostra opinione, un momento drammatico per il mondo, il peggiore, qualcuno dice, dalla fine dell'ultima guerra mondiale. Cavazzone. È un momento drammatico senz'altro. Se è il peggiore dalla fine della prima guerra mondiale, non lo so perché fortunatamente non ho vissuto quei momenti drammatici, però senza dubbio quando si vedono i telegiornali adesso è un patimento. È un patimento e succedono delle cose, a mio avviso, inspiegabili. Questo aumento del conflitto, la chiamo vendetta di Israele perché senza dubbio è partita in maniera atroce e nessuno può non condannare Hamas e nessuno può non bollarli come terroristi. Però Israele ha il diritto e il dovere di difendersi, però nel modo giusto. Difendersi vuol dire cercare e colpire i terroristi e non colpire la popolazione. Siamo a 8.000 morti. E ho sentito notizie che negli ospedali della striscia di Gaza si opera alla luce dei telefonini e senza anestesia. Non aggiungo altro. Questo è veramente drammatico. Franco, De Benedictis. È certamente un brutto momento, è inutile negarlo. La speranza è che si possano intavolare delle trattative di pace in modo che si possa cercare di fermare questo conflitto, perché il rischio di allargarsi proprio a livello mondiale purtroppo esiste. Allora, parliamo di un argomento invece un po' che riguarda la nostra città, no? Leggevo su un giornale di ieri, anziana con la badante rapinata, picchiata alla foce, e gli ha strappato la borsetta. Questo non alle 3 di notte, che sarebbe comunque deprecabile, però alle 3 di notte. Questo è successo in pieno giorno in via Magnaghi alla Foce. Non vi sembra che la situazione anche nella città di Genova, dal punto di vista della sicurezza, stia degenerando? Io ricordo ad esempio quando ero bambino andavo in gita la mattina alle 5, allora un po' da scalmanati, alle 5 scendevamo in via Pre a prendere le sigarette di contrabbando, bambini di 14 anni, e nessuno ti toccava. Oggi andare in via Magnaghi alla Foce, in compagnia anche non da sola, viene strattonata, gettata a terra e gli hanno portato via il portafoglio. Cosa si può fare di più? Perché aumentare le pene, non lo so. Cavazzone. Questa è una domanda veramente con una risposta molto difficile. Beh, senza dubbio aumentare le pene, innanzitutto che le pene vengano comminate. Cioè, certezza Questa della pena. certezza della pena è una delle cose più importanti, cioè mettere le forze dell'ordine in grado di agire veramente. Bisogna senza dubbio lavorare sulla prevenzione e non solo sulla repressione. E c'è anche da chiedersi se momenti di questo genere si stanno moltiplicando per le difficoltà economiche, perché io immagino che molta gente sia veramente in difficoltà nell'arrivare a fine mese e quindi sia portata a delinquere. Generalmente questi sono crimini di ragazzi più giovani e qui sono molteplici le problematiche, parliamo di migranti che non vengono inseriti nel modo giusto, non abbiamo la possibilità di inserirli e quindi sono portati a delinquere. È un problema veramente complesso sul quale bisogna senza dubbio intervenire da più punti di vista,
e senza dubbio a livello nazionale e non solo comunale o locale, territoriale. Franco? Beh, è un problema nazionale certamente. Certezza... Però mi pare che però nella città di Genova, tu come consigliere comunale, ci sono delle zone diciamo particolarmente a rischio, no? Certamente, ci sono delle zone... Anche se poi la foce non dovrebbe essere... La foce non appartiene purtroppo, per fortuna, a quella problematica, però purtroppo è successo e ormai diciamo gli scippi, le rapine, le aggressioni vengono anche diciamo compiute anche in zone non diciamo tradizionali. Lei diceva giustamente, quando ero ragazzo andavo via Pei tranquillamente, adesso è un po' più difficile, anzi anche molto di difficile andare. Il problema, come diceva Luciano, è la certezza della pena, ma poi la devi espiare, perché se io non ti prendo dopo il giorno dopo, sei fuori per svariati motivi, carcere strapiene o quant'altro, è chiaro che questi continuano a delinquere. Non è un problema da risolvere diciamo a livello locale, a livello nazionale. Ora io non voglio tirare in ballo l'esercito o d'altro, però è chiaro che se questi delinquenti non sanno che sono, direi, impuniti, che possono tranquillamente continuare a fare ciò che hanno fatto il giorno prima, anche se sono stati beccati sul fatto, qualcosa bisogna fare. Però non è un problema diciamo nostro, anche se la nostra città, come anche le città, si dà da fare fin troppo, però è chiaro che se i delinquenti sono più delle forze dell'ordine, il problema esiste. Allora, ludopatia, questa è una parola che pochi magari conoscevano oppure passava così. Oggi si parla di ludopatia perché quando succede qualcosa a un calciatore improvvisamente tutti sanno cos'è questa situazione. Il gioco. C'è questa inchiesta sui quotidiani genovesi di oggi che moltissimi ragazzi e ragazzini anche a 14 anni si giocano la paghetta. I calciatori, abbiamo visto, di 19 anni si giocavano un milione su una partita, queste cose qua. Ecco, e nonostante tutto, e qui metto un po' sotto accusa la maggioranza del Comune di Genova, proliferano sempre nuove case da gioco, dei casinò, no? Voglio dire, questo non è un po' un controsenso? Cioè, c'è il problema ludopatia, c'è il problema giovani che si rovinano col gioco, e in ogni parte della città troviamo bene o male dei piccoli casinò. Franco? Sì, il problema anche questo è serissimo. Allora io dico che intanto non è tanto la sala da gioco, quando anche le macchinette così chiamate, che uno va a comprare le sigarette e si trova la macchinetta. Chi ha questa compulsività verso il gioco purtroppo ci cade. Io personalmente conosco delle persone che si sono rovinate e vivono quasi ai margini della città e della società per questo motivo. Facciamo un passo con il calciatore è una vergogna, ma è una vergogna le pene che gli sono state comminate dopo transazioni varie, accordi. No, tu sei un ragazzo di 20 anni, 25, hai tutta la fortuna del mondo, hai le possibilità di guadagnare delle cifre impensabili, certo, e ti vai volontariamente a rovinare. Bene, tu non devi scontare 7 mesi o un anno di squalifica, te ne sconti molti di più. Dopodiché vediamo se vai a fare, non ti dico aiutare a raccogliere i pomodori piuttosto che andare a aiutare gli anziani in una casa di cura, ma non si può pensare che questa gente qua in 7 mesi si possa redimere. Vediamo che lo... Beh, io mi trovo d'accordo col collega, anche se siamo da schieramenti opposti sull'ultima parte, perché trovo veramente scandaloso che dei ragazzi che fanno quello che la maggior parte dei loro coetanei sogna e guadagnano un sacco di soldi portino un esempio così pessimo e quindi andrebbero puniti in maniera esemplare, non certo come sono stati puniti. Per la seconda parte io devo dire che come movimento noi ci siamo sempre battuti, soprattutto a livello territoriale, perché San Pier d'Arena è senza dubbio molto colpita e ha innumerevoli sale da gioco. Noi in campagna elettorale siamo anche stati minacciati e poi a livello municipale abbiamo portato avanti delle mozioni, fortunatamente condivise all'unanimità,
per limitare l'orario, per limitare la presenza vicino a luoghi sensibili delle sale da gioco, che peraltro poi noi troviamo purtroppo macchinette in ogni bar dove si può giocare. Questo è un problema paradossale, perché lo Stato promuove il gioco a tutti i livelli e sta cominciando a spendere moltissimi soldi a livello sanitario per curare la ludopatia. Quindi è veramente un paradosso incredibile e sono assolutamente stupito che non ci si muova all'unanimità verso un limite molto drastico nei riguardi del gioco, sia di presenza, quindi nelle sale giochi, sia online. Bene, supermercati. Allora, qui sembra che nella città di Genova un giorno sì, un giorno no, apra un nuovo supermercato. Oggi Repubblica spara in prima pagina un supermercato al Don Bosco di Quarto, con park e campetti da calcio sopraelevati. Quindi i campetti verrebbero sopraelevati e si verrebbe un nuovo punto vendita di una catena fortissima come quella della Basco. De Benedictis, non sono un po' troppi questi supermercati? Sì. No, ma io sono nella maggioranza, ma sono di quelli che ho sempre dichiarato. Te lo riconosco. Certo che sono troppi, ma a me la cosa che dispiace è quando si fanno, chiedo che questo appartenga, perché una volta se ne era parlato in aula, appartenga al cambio, cioè al trasferimento. Io ho un supermercato in un certo punto di 350 metri quadrati, lo trasferisco da un'altra parte, risulterebbe allo stesso modo come quell'altro, forse dicono una belinata, però se fosse vero, come una volta ho sentito dire, io lo trasferisco da un'altra parte a 1000 metri quadrati, 1200, tanto è sotto la soglia dei 1499 e tutto va bene, quindi già questo non va bene. Ma poi pensiamo un attimo ai negozi di vicinato, quelli che avevano sempre fatto i presidi nelle nostre delegazioni. Io abito in una zona San Fruttuoso dove ci sono più supermercati che negozi, negozietti di una volta. Io personalmente vado a comprare nei negozietti, pare che ci conosciamo da una vita, proprio per incentivare, cercare di farli sopravvivere. Purtroppo rientra nella legalità, tra virgolette, e questo è. Io lodo il comportamento delle due parti. Quanti sono? Io ad esempio abito in una zona dove nel giro di un chilometro e mezzo ho 7 supermercati, quindi da una parte posso dire ho un'ampia scelta, però allo stesso tempo i negozietti sono morti. Sì, io stamattina ho scoperto di abitare molto vicino al collega, io abito anch'io a San Fruttuoso e sì. Puoi confermare. Ne abbiamo 8, 9 forse, ma a volte mi chiedo, ma Genova forse ha raggiunto 1,5 milioni di abitanti, perché se andiamo a vedere il numero di grosse superfici dovremmo essere circa 1,5 milioni. Ricordo anche, e ho dei filmati ad avvalorare questo mio ricordo, che nella prima campagna elettorale il nostro sindaco Bucci ha affermato non un centimetro di grande distribuzione in più, ma ha mantenuto le promesse, perché andiamo a migliaia di metri, quindi senza dubbio i centimetri non li abbiamo contati. Cosa dire, i negozi di vicinato, io credo che stiamo andando verso un'epoca per la quale ormai se si ha un negozio deve essere un negozio di nicchia, deve essere un negozio specializzato. Però queste aperture, io dico selvagge, anche se permesse dalla legge, ci mancherebbe altro, hanno assolutamente accelerato questo processo e hanno messo in difficoltà moltissime famiglie. E si è perso un grande valore, quello della condivisione, quello del sociale. Io ricordo che il lento degrado di San Pier d'Arena è cominciato dall'apertura della Fimara, per cui si spengono le luci, chiudono i negozi e il buio chiama degrado, senza ombra di dubbio. Bene, allora io a questo punto vorrei parlare brevemente, poi arriveremo anche al blocco pubblicitario. Vorremmo parlare di animali, perché ho visto che oltre a essere in fazioni opposte, oltre ad abitare nello stesso quartiere, avete, mi pare,
entrambi un amore particolare per gli animali, no? Ad esempio, puoi dirlo, Franco, certo. Tu vivi con i canarini. Io allevo canarini, e è una passione che avevo da Quindi c'è ragazzo. Una passione per l'animale anche, no? Certo, poi ho un cane che mio figlio è un cane lupo, un pastore tedesco, a cui voglio un bene smisurato, per cui direi che gli animali sono al centro del mio cuore e del mio pensiero. Tu invece, ho visto che sulla tua pagina Facebook ho visto, avete indagato. Sei molto sensibile. Sì, decisamente. Io ho un cane, due gatti, nella mia vita ho sempre avuto dei cani e sì, ho un amore verso gli animali senza dubbio molto molto elevato. Ecco, Genova fa molto o poco per gli animali? Perché io ho degli esempi, no? Ad esempio la città di Venezia, dovunque tu vai, nella terraferma, ci sono in ogni angolo, anche a Piacenza, dei cartelli dove si ricorda per decreto comunale che i gatti sono patrimonio e proprietà del comune, guai chi li tocca, guai chi gli fa del male. Questa è una cosa, secondo me, sarebbe molto bella applicarla anche nella città di Genova. O no, Franco? Ma certamente. Proponilo. Lo posso proporre, anzi, poi mi spiegherai meglio e vedremo. Guarda, io sono uno che anni addietro avevo fatto approvare il cimitero degli animali a Genova, poi se ne sono appropriati altri della maggioranza, ma non Vabbè, sto succede. A polemizzare. Quindi voglio dire, però non se ne è mai fatto niente. Sono sempre stato uno che ancora recentemente ho chiesto sopralluogo al canile di Monte Contessa, proprio per vedere com'è diciamo, la situazione, ci sono troppi, forse troppi animali rispetto alla capienza. Quindi è una cosa che mi sta a cuore. Ho fatto anche recentemente interpellanze su quelli che portano i cani nelle vie un po' secondarie e non tirano su le direzioni, ma ce ne sono tantissime. Purtroppo credo che cercare di stanare questi incivili sia difficile, perché quando uno mette una pattuglia magari di vigili anche in borghese per cercare di combinare delle multe, alla fine credo che le multe date siano meno dello straordinario che il comune deve pagare a coloro che vanno a sorvegliare, però questo non dovrebbe essere un motivo, cioè secondo me andrebbero perseguiti e perlomeno indirizzati a un comportamento civile, perché se tu ami un animale lo ami sotto tutti i punti di vista, quando il tuo animale ti lascia per terra ciò che è sporca, non è giusto, è un attimo, lo tiri su, anzi dico di più, secondo il regolamento comunale dovrebbero anche avere una bottiglia d'acqua ogni volta per sì. Bagnare dove il cane fa la pipì, diciamo. Quindi è un problema che adesso mi stimolate e sicuramente lo riporto alla carica in consiglio comunale. Bene, allora prima di chiudere questa prima parte, tra l'altro Franco De Benedetto dovrà lasciarci, lo salutiamo perché lui deve andare in comune. Mi parla, abbiamo una commissione alle 9, sì. Cosa c'è di bello stamattina? Oggi parliamo del rendiconto di Genova Jeans. Genova Jeans, lì è un problema un po' spinoso. Diciamo, ci dobbiamo essere tutti, di qua e di là. Non riescono a tenere fuori dalle transenne la coda, non ce la fanno, no. Troppa affluenza. È vero. Va bene, allora direi che a questo punto possiamo mandare, come sa anche la regia, il servizio sul Festival della Scienza che abbiamo realizzato in questi giorni. Ieri è stata una bellissima giornata inaugurale, ma adesso gli eventi sono tutti aperti, a partire da oggi siamo invasi dalle scuole e questo ci fa molto piacere. Ci aspetta un weekend dove speriamo che le persone vengano numerose ai nostri eventi, perché sono veramente tantissimi, quindi c'è possibilità per tutti di vedere cose giuste e interessanti per loro, e quindi siamo felici di partire in forza. Un'edizione grande, dura 11 giorni, ci sono 240 eventi, di cui 90, una novantina sono laboratori, un centinaio sono le conferenze. Abbiamo già tantissime classi, anzi possiamo dire che nei giorni feriali abbiamo sostanzialmente l'esaurito dei posti disponibili, perché abbiamo avuto tantissime prenotazioni, abbiamo più di 100.000 prenotazioni dalle classi, è un numero veramente interessante che ci fa ben sperare. Questi direi che abbiamo 35 location, quindi siamo sparsi in città veramente un po' dappertutto, 300 relatori che interverranno agli incontri, direi che questi sono
i nostri numeri principali. Invito a tutti i cittadini, ma anche a tutte le persone che da fuori possano venire, a venire al festival, perché ci sono due weekend interi, un primo di novembre festivo, e quindi a tutti diciamo venite, venite, ci sono ovviamente ampie possibilità in quei giorni. Venire al festival è un'esperienza, secondo noi, che permette da un lato di imparare delle cose nuove, però in un modo diciamo non tradizionale, divertente, avendo un contatto mediato dai nostri animatori, che sono molto bravi a saper parlare col linguaggio giusto in funzione delle persone che si trovano di fronte. Crediamo che sia un valore che il festival può portare a crescere in tutti noi, e ne abbiamo grande bisogno, la nostra cultura scientifica. Bene, bene, rieccoci qua. Mentre in studio si parla di canarini. Bene, bello questo servizio sul Festival della Scienza. A questo punto ringraziamo Franco De Benedictis, che dovrà giustamente andare a Tursi a lavorare per questo problema importante da risolvere. Lo aspettiamo naturalmente in futuro, magari con più calma, quando non avrà da lavorare. Rimanere qui con noi fino alle 9. Se vuoi dire qualcosa. No, io ringrazio tutti i telespettatori, vi prometto che tornerò magari relazionando su cose che avverranno in comune, diciamo cose positive, invece Luciano dirà che ti relaziono le negative, e arrivederci alla prossima puntata. Bene, grazie a Franco, quindi adesso ciao ragazzi, proseguiamo nella nostra trasmissione ancora qualche minuto, poi ricorda avremo l'appuntamento con Federico Grasso dell'ARPAR per sentire un po' come si sta evolvendo la situazione, questo dopo la pubblicità. Allora, siamo qui con Luciano Cavazzon, Movimento 5 Stelle, ricordo un po' i suoi incarichi nel Municipio 2, che sono incarichi di un certo molto, molto importanti, no? Ricordo Municipio 2, Genova, Centro Ovest, San Pia d'Arena fino a San Teodoro, deleghe assetto al territorio, urbanistica, lavori pubblici, recupero aree dismesse, interventi manutentivi, viabilità su base locale, legalità e sicurezza. Beh, è un bel impegno, no? Senza dubbio. Sì. Come funziona? Il lavoro non manca nella maniera più assoluta. Ecco, come funziona un po' il lavoro in un municipio? Magari la gente poi si sofferma spesso e volentieri un po' a parlare così del comune, no? Soltanto Tursi, però ci sono questi municipi che sono fondamentali, sono importantissimi, e a mio parere, però questo è un giudizio personale, un po' forse sottovalutati dalla direzione centrale, che poi è il comune, no? Non pensi anche tu che forse dovrebbero contare, almeno erano nati per contare di più? Erano nati per contare di più, perché siamo praticamente il primo anello tra il cittadino e le istituzioni. Io spesso vengo fermato per strada, i cittadini parlano dei loro problemi cercando una soluzione. Uno dei miei compiti è dare delle priorità alle richieste che ci arrivano dai cittadini, perché ovviamente ognuno guarda un po' il suo giardino e vorrebbe che tutto fosse perfetto davanti a casa sua, per cui uno dei miei compiti è valutare a torto ragione e dare delle priorità di intervento. Senza dubbio il municipio dovrebbe essere molto importante anche per l'amministrazione centrale, perché è il suo occhio e la sua mano sul territorio, la conoscenza a fondo del territorio, quindi può aiutare tantissimo l'amministrazione centrale. Purtroppo i municipi avevano delle risorse, non dico cospicue, ma decenti, perché ammontavano a circa 600.000 euro. Queste risorse sono state sempre più assottigliate fino a non averne più, totalmente, zero. Ci è stato detto, ma è meglio, perché tutto ciò che chiedete vi verrà dato. Effettivamente non è così, c'è molta fatica nel portare avanti tutto ciò che bisogna portare avanti, spesso nascono delle incomprensioni con l'amministrazione centrale, non nego che senza dubbio nascono delle incomprensioni anche perché per un'appartenenza politica diversa, perché senza dubbio l'amministrazione centrale è un'amministrazione di destra, il municipio centro-ovest assieme a quello di Certosa ha una vocazione di sinistra progressista,
Ma questo non dovrebbe contare per i bisogni dei cittadini, dovrebbero contare solo quelli. E come vede io uso un verbo che dovrebbe. Purtroppo spesso non è così, si lavora bene con certi assessori, anche se a fatica, con altri assolutamente non c'è intesa, non vi è ascolto dall'altra parte. Io non voglio polemizzare, non voglio fare nomi, ma se io chiamo un collega dovrei avere una risposta pronta, poi mi può dire di no, mi può dire di sì, però non dovrei essere ignorato, e questo succede veramente troppo spesso. Wow. Bene, allora mi pare che siamo arrivati al blocco, a questo punto linea quindi alla regia, poi ripartiremo per l'ultima mezz'ora insieme qui a Dentro la Notizia di quest'oggi, 30 ottobre. Linea alla regia. Bene, rieccoci in diretta, vediamo se riusciamo a collegarci con l'ARPAL. Intanto andiamo avanti con Luciano Cavazzon del Movimento 5 Stelle, assessore al Municipio 2 Genova Centro-Ovest. Parlavamo un po' di come si lavora nei municipi a Genova, che sono un po' magari poco considerati. Abbiamo sentito anche la testimonianza dove una volta c'erano 600.000 euro o cifre del genere, quest'oggi non c'è più un euro. E quindi è anche più difficile lavorare, perché bene o male i soldi sono importanti in tutto. Ecco, quali sono i grandi problemi del Municipio 2? Sono problemi che si possono equiparare a tanti altri municipi, oppure è una zona particolare? Beh, tanti problemi si possono equiparare ad altri municipi senza ombra di dubbio. La particolarità immediata del Municipio Centro-Ovest è la vicinanza, anzi la condivisione totale con il porto di Genova, e questo porta mille problemi. Basti pensare al famoso spostamento dei depositi chimici, peraltro ribadisco che sia assolutamente giusto levarli da Multedo. Non è giusto però spostare un problema da un municipio all'altro nella maniera più assoluta, e non è giusto soprattutto spostare un pericolo di quelle dimensioni da un municipio all'altro. Bisognerebbe trovare una soluzione, e se la soluzione non si trova bisognerebbe prendere in considerazione, a nostro avviso, l'opzione zero, che pochi prendono in considerazione. Anzi, basta parlare di opzione zero per sentire dei sollevamenti di massa, che non riesco a capire anche perché le collocazioni non sarebbero problematiche. Per cui la convivenza col porto è un problema molto particolare, ed è un problema che attiene solo al Municipio Centro-Ovest. Ci dovrebbe essere un rapporto di dare ed avere, e invece c'è solo un rapporto, a nostro avviso, di dare nei confronti del porto, e il porto alla città, soprattutto al Municipio Centro-Ovest, non dà veramente nulla. Da qualche problema, anche i fumi, no? Purtroppo il discorso dei fumi è stato accennato, però poi è passato un po' queste navi che arrivano in porto, queste grandi navi di crociera che poi portano fuori fumi anche quando sono ferme. No? Sì, perché non vengono mai spente, si sta parlando da tempo di elettrificazione, e si sta anche andando avanti nel percorso verso l'elettrificazione, ma c'è una grossa domanda da porre. Gli armatori poi sono in grado di trasformare le loro navi, soprattutto quelle più vetuste, e renderle possibili all'elettrificazione? Perché che il porto sia elettrificato è una grande cosa, però se poi questo vantaggio non viene usato, rimaniamo al punto di partenza. Senza dubbio gli studi continui, portati anche da associazioni, da comitati che si autopromuovono e fanno moltissimo per valutare la ricaduta sulla salute e sulla qualità di vita portata dai fumi, ci dicono che assolutamente questo è un altro problema veramente molto molto grosso da risolvere. Ecco, vedo che stanno
proliferando tantissimi comitati. Cioè, dopo 20 anni che i comitati erano praticamente spariti, cioè, mi pare che ci sia una riorganizzazione del cittadino per dare una mano o comunque contrastare la politica su certi argomenti. Vediamo appunto a Vado per quanto riguarda il rigassificatore, vediamo appunto un porto, comitati su comitati. La nascita di questi comitati, come la giudichi? Vuol dire che è la mancanza dell'amministrazione quando nasce un comitato, oppure è un voler appoggiare l'amministrazione? Assolutamente sì, è la mancanza dell'amministrazione. Io ho notato che i comitati sono aumentati e si sono fatti fortunatamente più agguerriti da quando c'è questa amministrazione, l'amministrazione del sindaco Bucci, che non si confronta con i cittadini, pone delle decisioni già attuate e poi apre dei dibattiti, ma è inutile aprire un dibattito quando la decisione è già presa, non ha nessun senso. E quindi il comitato, fortunatamente si stanno formando questi comitati che hanno nelle loro file delle persone competenti, dei professionisti, e quindi in un certo modo riescono a volte ad interrompere anche delle l'iter di certo. Funzioni amministrative che assolutamente non vanno bene. Questa amministrazione non si confronta col cittadino nella maniera più assoluta, si confronta dopo, quando le decisioni sono prese, e non accetta neanche una critica. Cioè, Funivia, Skymetro, sono innumerevoli gli esempi di come si sta comportando questa amministrazione nei confronti del cittadino. Prende delle decisioni e le porta avanti, giuste o sbagliate che siano. Questo veramente è un grande problema. Invece mi pare che nel municipio 2 si è risolto in maniera molto interessante, forse positiva, poi me lo dirai tu, l'apertura del centro del riuso in via Bologna, che era un mercato, mi pare, no? Sì. Ultimamente, ecco, è stato riaperto, recuperato per la collettività, ho letto, un'area che sarà principalmente dedicata al riciclo, al recupero di oggetti, e che avrà anche una funzione sociale ed educativa. L'avete seguita voi, no, questa? L'abbiamo seguita. Qua io pubblicamente ringrazio l'assessore Campora, perché senza dubbio ha collaborato nella riuscita di questo centro del riciclo, e devo dire che è veramente un fiore all'occhiello di San Teodoro. Noi abbiamo partecipato naturalmente all'inaugurazione ed è una struttura piacevole, aperta, dove veramente c'è accoglienza e dove devo dire anche che l'AMIUS si è messa assolutamente a disposizione, ha messo a disposizione la struttura per aprirla al pubblico, per fare degli incontri, non solo adibiti al riuso o alla tematica, ma comunque incontri sociali. E questo per il quartiere è assolutamente positivo, ed invito anzi i cittadini a visitarlo, perché senza dubbio ne rimarranno colpiti favorevolmente, e ringrazio tutti i volontari che si danno da fare in una maniera incredibile. Ecco, la struttura si trova proprio, mi pare, a pochi metri da via Ferrara, quella che sa. Esatto, esatto. Il vecchio mercato di via Bologna, la struttura salendo si troverà a 30 metri dalla svolta per via Ferrara. È aperta tutti i giorni? Oppure? È aperta tutti i giorni, adesso mi prendi in contropiede, non so dirti gli orari, ma è aperta tutti i giorni, è aperta soprattutto alle collaborazioni, alle iniziative, naturalmente bisogna mettersi d'accordo. Ha una sala multimediale che è all'avanguardia, difatti ci sono già stati degli incontri con i Cerca Memoria, ad esempio, che sono un fiore all'occhiello delle associazioni del centro civico del municipio Centro Ovest, e con una buona partecipazione. Bene, questo è importante. Ecco, accennavi prima, non so se riguarda il tuo municipio, forse sì, forse no, il discorso della funivia del Lagaccio, no? Ecco, la funivia del Lagaccio è una cosa un po' particolare, perché pare che non la voglia nessuno, che non serva a nessuno, anche perché poi si parla di turisti che arrivano con le navi, ma il turismo delle navi da crociera mi pare che sia un turismo
farlocco, nel senso che è un turismo mordi e fuggi, no? Cioè la gente arriva con l'aereo e prende la nave, quindi al limite si mangia un panino e una birra, cioè non è il turista che si ferma in città, no? E quindi questa funivia che partirebbe dal porto, andrebbe sino ai forti, mi sembra un po' forse un progetto un po' faraonico che servirà a poco, oltre a mettere in grossa difficoltà chiaramente gli abitanti. Per l'impatto. Ma innanzitutto l'impatto è devastante e notevolissimo. Intanto dobbiamo sapere, perché non viene detto, che la funivia di Rapallo, che Montallegro è presente da decenni, ha dei grossi problemi di frequenza e si parla di chiusura, quindi partiamo di lì. Chi dobbiamo portare sui forti? Innanzitutto mettiamo prima a posti forti, perché se poi arrivano centinaia e migliaia di turisti e non possono accedere ai forti, cosa ci vanno a fare? E poi vediamo l'impatto che ha sulla città, soprattutto su Via Bari, sul municipio del centro-est, devo dire, ma questo non è un problema di municipi, è un problema assolutamente cittadino, perché stiamo parlando di 40 milioni quando si potrebbe portare lo stesso turismo, magari turismo più interessato, migliorando la percorrenza della funivia di Granarolo, certo, spendendo molto meno, certo, e quindi aumentando la frequenza dei viaggi, non proseguendola, perché anche lì l'impatto sarebbe, qualcuno dice proseguirla, ma l'impatto sarebbe assolutamente troppo forte, con delle grandi problematiche a livello di costruzione, però migliorandola e quindi aumentando il numero di corse della funivia di Granarolo. Certo, perché in effetti poi tanti anni fa, negli anni 80, c'era un progetto di proseguire la funivia di Granarolo, la funicolare così detta, sì, farla proseguire addirittura su tutti i forti e farla arrivare praticamente a Manin, dove si collegava col treno di Casella. Sarebbe stato un progetto bellissimo. Sì, sì. Però abbiamo visto che ci sono molte problematiche a livello costruttivo, espropri, eccetera. Sarebbe devastare i righi, poi. Esatto. Poi... Però basterebbe veramente lavorare sulle carrozze esistenti e migliorare la tecnologia esistente. Sì, perché un 2x3 è ferma questa. Esatto. E migliorare la tecnologia esistente per portare su il triplo, il quadruplo di persone, e sarebbe più che sufficiente a livello turistico. Per cui non riusciamo a capire questo accanimento nel voler spendere 40 milioni e portare un impatto così forte sulla città di Genova. Bene, allora siamo, mi pare, ormai mancano 10 minuti, 8-7 minuti a fine di questa trasmissione. Volevo parlare un po' con Luciano Cavazzon, i suoi obiettivi politici nel municipio, quali sono le prossime mosse che intendete fare per la cittadinanza, c'è qualcosa in ballo, progetti? Ma i nostri obiettivi politici, io parlo come movimento, parlo come giunta e quindi come Alleanza Progressista, sono quelli di riuscire a servire al meglio la cittadinanza, né più né meno. Lotteremo fino alla fine e spero, raggiungendo un traguardo di vittoria, contro questo spostamento dei depositi e contro tutto ciò che opprime di servitù il ponente, nella fattispecie San Pier d'Arena, il centro ovest, in parte più lieve, fortunatamente San Teodoro, che nonostante tutto non vogliamo dimenticarlo perché i problemi ci sono anche lì, ripeto, fortunatamente hanno un impatto minore. Noi soprattutto lottiamo contro il degrado, lottiamo contro la piccola criminalità. Non voglio dare un quadro di San Pier d'Arena, che spesso viene dato un quadro sbagliato, dove se qualcuno delinque lo fa San Pier d'Arena, non è assolutamente così. San Pier d'Arena ha i suoi problemi, come molti municipi, forse ne ha qualcuno di più, però ripeto, non è il problema principale di San Pier d'Arena. San Pier d'Arena è vivibilissima, ricordiamoci che San Pier d'Arena ha innumerevoli ville storiche ed è assolutamente appetibile anche per il turismo,
per cui noi lotteremo proprio per questo, intanto per cancellare una visione sbagliata di San Pier d'Arena agli occhi della città e per migliorarla sicuramente. Ribadisco che l'apertura di supermercati quale Esselunga eccetera non ci va ad aiutare in questo senso, nella maniera più assoluta, perché se vivono i negozi il degrado viene contenuto. In effetti io ricordo anni fa una via a caso alle spalle dell'ospedale di San Pier d'Arena, via Carrea, la ricordo, sì, che era un fiorire di negozi. Ormai c'è rimasto un bar, un supermercato e tutti i box, quindi è una via completamente morta, è una via vivibilissima, ormai è diventata praticamente tipo una via dormitorio purtroppo. Certo, ma poi i problemi vengono addossati ai migranti, certo in parte i problemi derivano da loro, dai minori non accompagnati, ma per un motivo semplicissimo, perché non siamo in grado di accogliere e di gestire queste persone che dovrebbero essere un contributo, un'opportunità, invece gestite in questo modo diventano un aiuto alla criminalità organizzata, purtroppo. Ecco, avete questo municipio, mi sembra molto vasto, no? Cioè i problemi che sono a San Teodoro non sono gli stessi che sono a San Pier d'Arena, oppure sono simili? No, non sono gli stessi, il municipio è estremamente vasto, è inutile nascondere che i problemi maggiori sono soprattutto a San Pier d'Arena, mi sembra evidente. San Teodoro ha problemi diversi e ribadisco, per fortuna problemi minori, sono più collegati i problemi di San Teodoro alla viabilità, allo scarso passaggio, ma questo succede in tutte le linee collinari dei mezzi dell'AMT, sono diciamo problematiche un po' più simili a quelle del centro e di zone limitrofe. I problemi di San Pier d'Arena li conosciamo, certo è che i problemi di San Pier d'Arena maggiori sono gli stessi in San Teodoro, perché i fumi delle navi arrivano a San Teodoro, perché le problematiche dei depositi chimici eventualmente arriveranno a San Teodoro, quindi diciamo che i macro problemi sono gli stessi. Cambiano, ecco, i micro problemi. Vabbè, certamente, ecco. Tu sei il primo mandato, il secondo mandato? Io sono al secondo mandato. Allora, ecco, sei soddisfatto del lavoro che hai fatto? Quando hai iniziato questa attività di assessore di questo municipio? Ecco, chiaramente quando uno entra in un discorso del genere, generalmente ha tantissimo entusiasmo. Entusiasmo che poi forse si spegne un po' perché si vede che magari quello che si voleva fare non si riesce a fare. È successo? Faccio un passo indietro. Io sono al secondo mandato, ma come assessore sono a un mandato e mezzo, perché ho cominciato come consigliere e poi il presidente Falcidia è stato destabilito, sì, ricordo bene, da noi, e mi è stata offerta l'opportunità, io allora ero presidente della seconda commissione, quindi mi occupavo già delle macro problematiche di edilizia e di problematiche di servitù verso San Pier d'Arena, e mi è stata offerta dal presidente Colnaghi l'opportunità di diventare assessore. Opportunità che ho colto con grande piacere e con grande paura, devo dire, perché sono responsabilità, certo. Non dormivo la notte, per cui l'entusiasmo è stato grande, abbiamo lavorato tantissimo, in un anno e mezzo abbiamo lavorato veramente tantissimo, e io credo che il nostro lavoro si sia visto a livello cittadinanza e sia stato apprezzato. In questo secondo mandato, avendo più tempo a disposizione, e devo dire lavoro molto bene con i colleghi della giunta, con l'assessore Mazzucchelli e con l'assessore Pastanella, direi che ci sia un po' meno paura, l'entusiasmo rimane lo stesso. Sì, pensavo di poter fare di più, indubbiamente, mi sono scontrato con dei muri, tutti i giorni mi scontro con dei muri, quelli dell'amministrazione centrale,
ma questo mi dà forse la carica, ci dà forse la carica perché e ci dà molta unità, devo dire molta unità, e stiamo avendo dei risultati sotto l'occhio di tutti, risultati che non avremmo mai avuto senza la conduzione del municipio, indubbiamente. Quindi sono contento, se faccio un bilancio è un bilancio positivo, anche se si vorrebbe sempre fare di più, ma l'entusiasmo forse cresce ancora, se aumentano le difficoltà cresce l'entusiasmo. Bene, bene, bene. Allora, tra i tantissimi problemi del tuo municipio, dovessi risolverne uno, quale risolvi per primo? Depositi chimici. Bene, questa è una risposta secca e giusta, ora ti lascio un minuto per dire quello che vuoi. Bah, che dire, io in questo minuto ringrazio tutto il consiglio, perché comunque devo dire che ci sono degli scontri sani nel consiglio, lavoriamo molto, ovviamente siamo spesso su pareri diametralmente opposti, però generalmente quando si parla di cittadini e di servizio ai cittadini spesso raggiungiamo l'unanimità, e questo è positivo. Ritengo che ci sia un buon livello politico e anche professionale nel nostro consiglio, soprattutto rispetto a quello che vedo in altri municipi, ma qua mi fermo perché non voglio attirare delle ire, ed è un parere personale. Sono convinto che anche con l'aiuto dei vari comitati, perché i comitati, se fanno quello che devono fare, possono dare moltissimo aiuto alle istituzioni, e noi lavoriamo molto con i comitati, per cui ben vengano, soltanto con loro e con l'aiuto di tanti cittadini attivi possiamo cambiare determinate cose, perché devo dire che assolutamente la cittadinanza attiva serve moltissimo. Bene, allora siamo arrivati alla fine di questa puntata di Dentro la Notizia. Naturalmente ringraziamo prima Franco De Benedictis, che ci ha lasciato prima per motivi di lavoro, e naturalmente Luciano Cavazzon, che è rimasto qui con noi, ricordo assessore al municipio Centro-Ovest per il Movimento 5 Stelle. Grazie moltissimo e speriamo di ritrovarci presto qui per un'altra bella chiacchierata. Grazie a te per l'opportunità. Bene, allora chiudiamo qui questa puntata di Dentro la Notizia. Vi ricordo appunto ancora ospiti Franco De Benedictis, Fratelli d'Italia, consigliere comunale, e Luciano Cavazzon, Movimento 5 Stelle, assessore municipio Centro-Ovest. L'appuntamento naturalmente con le notizie su Telegenova è alle ore 13 per il telegiornale Flash, e poi per il telegiornale di questa sera alle 20.05. A questo punto ringrazio ancora Zlato in regia e vi do appuntamento appunto più tardi per il telegiornale.